Negli anni Ottanta, tra personaggi ultramuscolosi e battaglie sanguinarie, spuntò un'opera che poi avrebbe fatto la storia della cultura nipponica. Era il 6 dicembre 1982, quando su Weekly Young Magazine iniziò la pubblicazione di Akira, di Katsuhiro Otomo, che ridefinì l'utilizzo della fantascienza all'interno di un manga. L'opera venne poi riadattata in un lungometraggio animato che venne proiettato in Giappone il 16 luglio 1988, ma ora, a più di 30 anni di distanza, la serie sta per tornare. Prima di entrare nel merito di questa notizia che farà la gioia degli appassionati, però, vi invitiamo come di consueto a iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornati sui nuovi video di EveryEye.it. La Sunrise ha annunciato di avere in programma ben due adattamenti animati di Akira. Il progetto è stato rivelato durante il recente Anime Expo, dove ha presenziato anche lo stesso Katsuhiro Otomo. Ma di cosa si tratta? La prima di queste produzioni riguarda un nuovo anime inedito di Akira, che adatterà l'intero manga originale. Il presidente dello studio, Makoto Asanuma, ha poi presentato un breve video teaser durante la conferenza, dichiarando che lo staff è già al lavoro per realizzarlo. Il CEO di Sunrise, durante l'evento, ha ricordato l'importanza storica dell'opera di Otomo e ha affermato che il prossimo anime coprirà ogni singolo evento del prodotto originale, nel rispetto totale del manga e dei fan. Il secondo progetto, invece, sarà una versione rimasterizzata in 4K proprio del lungometraggio di Akira, che ha visto la luce nel 1988. Il film arriverà sul mercato nipponico la prossima primavera, più precisamente il 24 aprile 2020. Anche in questo caso è stato trasmesso un teaser trailer durante l'Anime Expo. Siete anche voi appassionati della creatura di Otomo? Oppure non vedete l'ora di recuperare questo grande classico dell'animazione giapponese? Diteci la vostra opinione, come sempre, nell'area dedicata ai commenti.